Sono molte le storie, leggende e simbologie che si intrecciano attorno alla mela, a partire da Adamo ed Eva a Paride alla bella Elena. Ma al di là delle leggende, la mela è un vero e proprio farmaco naturale ed un valido alleato nella prevenzione di patologie e disturbi. Tutti siamo cresciuti con il famoso proverbio: una mela al giorno leva il medico di torno. Ma quali sono veramente le proprietà benefiche delle mele? A spiegarlo la dottoressa Patrizia Pellegrini, esperta naturopata, nel corso di un seminario dal titolo I miracoli della mela, impatto e benefici della salute umana, organizzato dall'azienda agrituristica San Leo di Bova durante la seconda sagra della mela. Io non devo dire nulla, devo dire semplicemente che abbiamo organizzato questo seminario nell'ambito della sagra, perché la sagra che organizziamo, siamo nella seconda edizione, nel secondo anno, ha come finalità non solo quello dell'assaggio del prodotto, ma quello di creare anche un po' di cultura. Intanto da dove viene questo prodotto, come si utilizza, come bisogna impiegarlo, come è opportuno impiegarlo. Quindi l'influenza, diciamo, l'impatto che ha sull'alimentazione umana, quindi sulla salute dei consumatori. E quest'anno abbiamo voluto fare una chiacchierata, diciamo, un po' più di merito, più qualificata, chiamiamola così, per cui abbiamo invitato la dottoressa Pellegrini, che è una naturopata, che vi spiegherà, diciamo, quanto di sua competenza sull'argomento. Io volevo semplicemente dire che, insomma, la mela ha una tradizione un po' dappertutto, insomma, perché la mela è uno dei frutti più vecchi, più conosciuti su tutto il territorio, è uno anche dei frutti più completi dal punto di vista nutrizionale e anche tra i più gustosi per quanto riguarda le proprietà organolettiche del prodotto. Per cui, poi questa cosa, diciamo, di valorizzarla, di rivalutarla intanto nel suo ruolo storico, poi di valorizzarla, questo dipende anche dal tipo di produzione, un fatto anche aziendale, se vogliamo. Nel senso che noi abbiamo pensato di produrre mele, le mele intanto erano una produzione molto limitata e la mangiava, la consumava tradizionalmente chi era nella condizione di consumarla, perché non tutti ce l'avevano, quindi. E avere una pianta di mele nel proprio podere era un privilegio, e quindi quelle varietà locali che si coltivavano, per esempio noi avevamo una mela piccolina, e questa qua, che rimane così. Questa c'ha una faccia bianca, poi c'è la faccia rossa. Sì. Questa è una mela molto profumata. Io ricordo da bambino, mi ricordo, insomma, le famiglie più ricche, questa poi. E oltre che a consumare, li mettevano nei cassettoni della biancheria, perché si profumava tutta la biancheria, quindi era un profumo, era un privilegio, poiché tutti ce l'avevano, quindi la frutta era, si consumava frutta essiccata, più che altro fichi secchi e castagni secchi, e qui castagni infornati, che erano, diciamo, l'alimento più di massa, più di consumo, e con la castagna, con le castagne si faceva anche la farina, poi si essiccavano, poi si riscaldavano, quindi diventavano nuovamente, e poi, diciamo, la mela era un fatto privilegiato. E il fatto di noi poi di coltivarla, di riprendere, diciamo, la produzione della mela con le varietà tradizionali, questo l'abbiamo conservato e l'abbiamo fatto scomparire. Oltre a questa profumata abbiamo qualche altra, che è, diciamo, la limoncella, quella allungata, che esistevano alcune piante anche qua vicino sui campi di Bova, impiantate negli anni 50, ma è poi simile alla limoncella silana, no? Quella un po' più rotonda, questa più allungata, quindi erano varietà locali che intanto abbiamo inteso riprendere e conservare, e poi su questo ovviamente abbiamo innestato le varietà del mercato, perché l'evoluzione del consumo e quindi anche l'immaginario dei consumatori è che oggi c'è la mela delicious, che è la più conosciuta, e quindi la mela buona deve essere in quel modo, eccetera. C'è anche un discorso commerciale, ma importando quelle varietà, che chiaramente sono varietà selezionate nei vivai, la ricerca, quanto ci sta dietro, migliaia e migliaia di cloni, diciamo, che si sono sviluppati sulle delicious, quindi tutto questo noi l'abbiamo portato qui e l'abbiamo reso, diciamo, l'abbiamo fatto diventare un prodotto del posto, questa ricerca è un prodotto del posto.
e abbiamo notato che questo, facendolo diventare un prodotto del posto, questo prodotto eccezionale è superiore, diciamo, un po', diciamo, al prodotto gemello che si produce normalmente nelle altre aree, da quelle alpine a quelle appenniniche alla pianura padana. Noi in tutto questo abbiamo ritenuto che la mela dell'Aspromonte, tanto diciamo potrebbe essere pure la mela calabrese, però frutteti di mela in montagna, in Calabria, non ce ne stanno se non 3 o 4, insomma, adesso forse io ne conoscevo 3, non so se è sorto qualcuno negli ultimissimi anni, qualcuno certamente sì, perché come la vita umana c'è quello che muore, uno nasce, insomma, forse qualcuno di questi un po' è morto, è andato qualche altro, ma siamo sempre piccolissime realtà. E quindi abbiamo comunque notato che la mela dell'Aspromonte, anche rispetto al resto del contesto della mela calabrese, è la mela, diciamo, che si difende meglio sul piano della consistenza, noi chiamiamo così la consistenza della polpa, della cosiddetta croccantezza, la mela croccante, e che significa conservabilità, quindi significa una serie di cose. E poi soprattutto noi riteniamo che questa mela sia superiore perché è la mela più profumata. Infatti i consumatori nostri, quando comprano addirittura le cassette di mele per tenerle nel sottoscala, che li profuma la casa. Io che capita spesso di trasportare il cassetto dentro la macchina, anche quando non ce l'ho più per 10-15 giorni, quando sale una persona dice: ma che hai, mele? E quindi era mele che avevo trasportato prima. Quindi questa cosa della, non la faccio lunga, perché poi è bene che la dottoressa invece aggiunga altre cose. Io vi presento semplicemente il prodotto in maniera molto, molto semplice. Questo fatto del profumo, che poi anche colore, e secondo me è dovuto alla luminosità. Noi abbiamo un'esposizione straordinaria. Se intanto siamo su una latitudine, perché siamo ad un'altezza di 1200 metri, ma siamo sul mare praticamente, noi distiamo manco 10 km dal mare. Il mare ci circonda, per cui ce l'abbiamo ad est, ce l'abbiamo a ovest, questi 10 km circa, ce l'abbiamo a sud, quindi, e questo è un fattore straordinario. Questa diciamo, posizione aperta di questo altopiano che noi coltiviamo fa sì che la luminosità sia superiore, diciamo, anche delle altre zone, perché se andiamo sul terreno c'è questo livello di luminosità, questa è una delle zone più luminose, ma questo per chi l'ha misurato in gradi lux, si vuol dire. Quindi, ovviamente la mela coltivata qui abbiamo rilevato che è ricca di queste caratteristiche particolari. Io lo sostengo da una vita che le montagne calabrese sono montagne eccezionali. Me lo confermano gli amici trentini quando vengono e mi dicono che noi siamo ricchi e non lo sappiamo, siamo degli ignoranti, che siete ricchi e non lo sappiamo. Quindi poi dobbiamo noi, diciamo, riflettere qual è questa ricchezza che non vediamo, perché siamo come dei ciechi in casa, quindi noi dobbiamo vedere quali sono le ricchezze. Il direttore del parco. L'architetto, fate venire l'architetto. Il grande architetto tedesco, cioè, quale grande onore, va bene, tanto che arriva l'architetto, io ho letto la mia esposizione. Quindi volevo dire, cioè, ora voglio dire anche in termini di sviluppo questo discorso, no? Questa, l'esperienza di questa azienda è una scommessa che è stata lanciata 25 anni fa, perché dal 1987 abbiamo prodotto le prime mele, siamo nel 2013. Quindi è un frutteto ormai adulto, ma sono le parti più giovani perché espandiamo. E poi abbiamo anche fatto un'esperienza, poi abbiamo cercato di arricchire, che abbiamo lavorato quasi sempre solo a contatto con il consumatore, mercati generali, grossisti, cioè quasi niente nella nostra esperienza. Quindi questo contatto con i consumatori ci ha portato a diversificare. Per cui abbiamo introdotto questa varietà della mela pera, l'incrocio mela pera, il Nasci, che è stata una novità in Italia negli anni Ottanta, perché un vivaio aveva voluto fare una cosa di questo genere, e il vivaio emiliano non ha avuto grande fortuna, perché non per la bontà del frutto, ma perché, diciamo, è un frutto, diciamo, che non si conserva molto per sua natura, è come la pera, e quindi non essendo conosciuto dal mercato non l'hanno trattato bene a livello di catena commerciale, per cui la gente si è stufata, diciamo, poi non ha
Da noi invece ha avuto un grande successo anche questa cosa, e viene un ottimo frutto, e poi anche abbiamo piantato molte varietà di mele, per cui abbiamo fatto anche giovani delle fruttette, una realtà che si espande e si allarga. Adesso noi con questa impostazione di governare anche lo sviluppo dell'azienda, curando la parte della nutrizione, infatti una volta abbiamo sentito un'associazione che aveva un bellissimo nome, Nutrimento. Poi ha aperto qualche punto vendita eccetera, poi non so che fine ha fatto, credo che abbia anche chiuso, però questa cosa mi è rimasta molto per Nutrimento, quindi noi dobbiamo utilizzare questo termine Nutrimento, dobbiamo insistere. Ora su questo aspetto del nutrimento, sul quale noi come azienda abbiamo lavorato da soli in questi anni, producendo un minimo di cultura di attenzione, io mi auguro che in collaborazione con la dottoressa Pellegrini, con l'associazione che rappresenta, invece questo discorso, salutiamo il direttore del parco, l'architetto tedesco, prego direttore. Buongiorno. Io ero venuto più come visitatore. Quale piacere direttore avrebbe qua. No, ma noi ci siamo già conosciuti, buongiorno. Accomodate, direttore. Sì. La presenza del direttore stamattina era in calendario il presidente Bombino, che mi ha telefonato poco fa che ha avuto un disguido e viene più tardi, non arriverà per il convegno, ma sarà presente poi nell'ambito della sala il pomeriggio, cioè, mi ha detto che sarà con noi. Comunque c'è con noi il direttore, io sono molto contento, anche perché il Parco Nazionale ha dedicato un'attenzione alla sagra, l'ha patrocinata lo scorso anno, l'ha patrocinata quest'anno, insomma, quindi, voglio dire, il fatto che sia qui, io lo considero anche come una testimonianza dell'impegno e come impegno verso il programma futuro che stiamo tracciando con la dottoressa Pellegrini. Dottoressa, a voi la parola. Per ringraziare tutti quanti, mi fa piacere essere, vedo tante persone che si stanno aggiungendo, quindi essere numerosi. Mi dicono voce, io ce la sto mettendo tutta, purtroppo ieri l'umidità ha lasciato qualche piccolo strascico. Mi presento, sono una naturopata, non mi occupo di alimentazione a livello di caloria, questo ci tengo subito a sottolinearlo. Mi occupo di alimentazione vista da un'altra angolazione, da un altro punto di vista, cioè l'alimento così come la natura ce lo fornisce nelle sue variabili, quindi nella sua trasformazione dal crudo al cotto, passando per infinite modalità di cottura che ne caratterizzano gli effetti benefici per il corpo stesso. Mi piacerebbe se poteste avere a disposizione una penna e un foglio di carta, semplicemente perché la mia funzione oggi è quella di non tanto entrare nella chimica dell'alimento stesso, ma perché se vogliamo ne possiamo così aver conoscenza, basta digitare della mela in internet e quant'altro, ognuno di noi può diventare professore, professionista del sapere. In realtà il mio ruolo è come fisioterapeuta nutrizionale. Il fisioterapeuta nutrizionale non significa altro che prendere l'alimento stesso e farlo in tanti piccoli pezzetti per vedere come la qualità dell'alimento introdotto nel corpo, come diceva Nutrimento, portare il cibo alla bocca, ne caratterizza diverse funzioni. Perché la penna e il foglio? Per stuzzicare un attimino la vostra curiosità. Qui si parla di mela. La mela è il frutto, lo sappiamo tutti, per eccellenza primordiale, quindi si parla della mela nella Bibbia, si parla della mela nella storia, come un frutto che può fare la differenza, cioè quel frutto che può essere assunto più o meno da tutti, indipendentemente dalle patologie, poi vediamo in che modo può essere assunto da tutti. E può essere un frutto che comunque è ricchissimo di acqua, povero di grassi, una buona percentuale di vitamine, ma la cosa molto importante è che contiene tantissimi oligoelementi che ne differenziano la qualità, come diceva prima Leo, basta vedere il colore della mela stessa.
nascere. Quindi se parliamo di mele verdi, delle Smith, delle Golden, delle Delicious, ognuna di esse avrà una particolarità rispetto anche al colore della buccia che ne caratterizza la bellezza visiva e la qualità organolettica. Perché questa penna? Io vi dico mela cruda e vi aggiungo, è un rimedio molto importante per l'intestino pigro. E poi ci ritorniamo. Mela al forno è un rimedio molto importante per chi ha problemi di sonno, quindi per chi non dorme bene, perché diventa un alimento sedativo e mio rilassante. Mela caramellata è un rimedio fantastico per tutte quelle situazioni influenzali che caratterizzano la stagione autunnale e invernale. Mela chiodata, rimedio fantastico per tutte quelle situazioni di carenza di ferro. Tisana di buccia di mela. Della mela non si sciupa, passatemi il termine sciupare, non si butta assolutamente nulla. La tisana di buccia di mela è fantastica per rilassare un corpo che tende sì ad addormentarsi, ma con difficoltà. La mela Smith, la mela verde per eccellenza. Pensiamo alla mela Smith come la mela non matura. Partiamo da questo concetto un po' così forzato per parlare di questa mela fantastica, che è una mela che è ricchissima di acqua e di acido malico. L'acido malico è molto importante per tutte quelle situazioni di colesterolo eccessivo. Che significa questo? Il frutto con bassa percentuale di zuccheri, come potrebbe essere identificata la mela verde, la mela Smith, fa sì che la sua acidità, arrivando in contatto con il corpo stesso, stimoli il glucosio ematico, quindi liberi il fegato di quell'eccesso di zuccheri che caratterizzano l'aumento del colesterolo cattivo in un corpo. Questa è un'informazione per captare la vostra attenzione. La bioterapia nutrizionale di cui mi occupo è una materia un po' nuova, se vogliamo, 70-40 anni di vita, che si occupa di tutti gli alimenti in generale, li prende in considerazione con le loro proprietà nutrizionali e fa sì che ci sia una differenza tra le varie modalità di preparazione e le modalità di associazione del prodotto stesso. Il silenzio è tombale, però mi fa piacere, semplicemente perché se partiamo da un concetto fondamentale, noi ci nutriamo dal momento in cui apriamo gli occhi, uno, con la luce solare. La prima cosa nel momento in cui nasce un bambino, aprendo gli occhi, anche se non ci vede bene, ha un chiaroscuro diverso dal grembo materno. La seconda situazione qual è? Il nutrimento materno, il latte. E così inizia l'importanza dell'alimentazione per il bambino stesso. Quindi se noi abbiamo la conoscenza di ciò che noi portiamo alla nostra bocca e all'interno del nostro corpo, possiamo fare sicuramente la differenza rispetto a un alimento e un altro. Leo ci diceva che questo territorio è molto particolare perché non esistono molte situazioni in cui ci siano delle piantagioni di mele ad un livello di altezza così alto. Ieri abbiamo avuto modo di scambiare due parole e a me come bioterapeuta, sì, ma come naturopata principalmente, che mi occupo del benessere della persona non soltanto attraverso l'alimentazione, ma un benessere che noi lo chiamiamo come associazione a 360 gradi. In realtà la persona deve essere presa nelle varie sfaccettature, cioè l'alimentazione è importante la luce solare, quindi ciò che il corpo percepisce come sensazioni, è importante l'equilibrio di benessere generale. Facendo un piccolo passo indietro, se è vero che alimentarsi è importantissimo a 360 gradi, non soltanto come alimento stesso, ma come benessere psicofisico della persona, è altrettanto vero che l'alimentazione inizia con il primo vagito. Quindi dalla nascita, dal momento in cui si passa dalla vita intrauterina ad extrauterina, è importantissimo per il soggetto, uomo o donna, nella fattispecie, sapere che cosa fa bene o meno per il proprio corpo. Oggi siamo qui a parlare delle mele.
Ho iniziato così subito, partendo dal colesterolo, per captare la vostra attenzione, sono sincera, ma semplicemente perché si fa tanto parlare di utilizzare delle soluzioni farmacologiche per abbassare il colesterolo, quando invece dovremmo sapere che esistono in natura dei rimedi fantastici che possono fare la differenza in questo sistema. Cosa voglio dire? Che se noi assumiamo un centrifugato di mela verde, parlo della Smith, ogni mattina, il contenuto di acido malico farà sì che il colesterolo cattivo, le famose LDL, possano essere eliminate attraverso la bile, il fegato, attraverso lo stimolo della colicizia, attraverso l'intestino. C'è anche da dire un'altra cosa, la mela è caratteristica, la sua caratteristica è quella di contenere un buonissimo contenuto di vitamina A. La vitamina A è una vitamina che favorisce l'estrizione da parte del corpo emunturiale della massa fecale, perché crea un gel all'interno dell'intestino che pulisce l'intestino stesso. Allora, prima di parlare di farmaco, chiedo scusa dottoressa, infatti gli emiliani, dove si pratica, si applica più di tutto il principio una mela al giorno, e al mese, non concludono mai il pasto. Io ci ho pranzato la vita con le mele, non concludono mai il pasto, non mangiano una mela, proprio per quel principio della patina che fa scorrere più facilmente. E sì, ma ci mancherebbe, perché? Perché la mela è un frutto intero, parliamo della mela proprio così come la natura ce la fornisce, è molto simpatico, noi parliamo di frutto, intendiamo il frutto, no? Molto simpatica è la conoscenza invece, la comprensione divisa in tanti pezzetti, come ho detto all'inizio, di qual è il frutto. Il frutto non è il totale è la trasformazione, il frutto è il cuore, il frutto sono i semini, il frutto sono ciò che noi eliminiamo, perché il contorno della mela, cioè l'involucro della mela, la trasformazione del fiore. Pensateci. Quando si parla di frutto, noi eliminiamo la cosa più importante di tutte, il centro, e invece con la centrifuga noi mettiamo dentro tutto, tiriamo fuori quell'acido malico presente essenzialmente nel seme della mela, quello stesso acido malico che se noi dovessimo stare lì a mangiare i semini tutti quanti diciamo va in mezzo ai denti, ci dà fastidio. Un'altra cosa importante, il frutto all'interno è coperto da uno strato, che è la fibra. La fibra è sulla buccia. La mela, se si mangia, si deve mangiare intera, non si può sezionare e mangiare soltanto la parte che è tra il frutto centrale e la buccia esterna, perché allora noi mangeremo soltanto la parte zuccherina della mela stessa. E potremmo avere problemi, per esempio, in soggetti che hanno una tendenza glicemica in aumento. Se noi, a quegli stessi soggetti, diamo la mela nel totale, utilizziamo la parte interna che è zuccherina, utilizziamo la parte dei semi con l'acido malico per la funzione che abbiamo detto poc'anzi, utilizziamo la buccia, che è la quota della fibra, che rallenta l'assorbimento degli zuccheri stessi e favorisce il transito intestinale. All'inizio, quando ho detto la mela cruda aiuta il transito intestinale, per quale motivo? Prima di tutto perché la massa della fibra stimola comunque l'intestino, e poi perché c'è questo acido così forte che aumenta il lavoro del fegato stesso. Come naturopato sono messa a vedere, ad inquadrare il soggetto che a me fa riferimento come un soggetto non che è un soggetto simile a un altro, ma come un soggetto unico, guardando la figura della persona, guardando le sue forme fisiche, guardando il suo grasso viscerale, prima di ricevere le analisi che il collega ha fatto fare al soggetto che a me ha mandato per una consulenza naturopatica, so già dirvi se quel soggetto ha problemi di... ma io, le mie colleghe, cioè vuol dire chi è nel settore, sappiamo già dirvi se quel soggetto ha meno o più tendenza verso le malattie legate alla glicemia, più o meno legate al fegato, più o meno legate
al surrene. Di che cosa sto parlando? Di una differenziazione delle persone. Non possiamo leggere o ricevere un'informazione quale vi sto dando oggi e farla nostra come se fosse unica panacea e unico risultato di un incontro. Ognuno di noi è differente dall'altro, quindi prendete tutte le informazioni che oggi verranno date e poi usatele con le pinze, semplicemente perché se quella stessa mela cruda io la do ad un soggetto che ha problemi di gastrite, quell'acido favorisce un aumento della secrezione gastrica e quindi aumenterà la gastrite di quel soggetto. Ragion per cui chi ha la gastrite non può mangiare le mele? Assolutamente no, falso. Semplicemente perché la trasformazione della mela stessa da cruda a cotta farà una differenza. Quale? Nel momento in cui io un alimento da crudo lo trasformo in cotto, sicuramente abbasso la quota di acido e non solo, elimino parte di acqua che è contenuta nel frutto stesso. Quindi una mela cotta disidratata, data ad un gastritico, entrando come bolo nello stomaco, assorbirà quell'eccesso di liquidi che provocano la gastrite stessa. Allora vedete come un frutto, un semplice frutto, in modalità diverse di preparazione, in modalità diversa di assunzione, può fare la differenza tra un soggetto e l'altro. Quando nella caratterizzazione della mela parlavo di prendere appunti, no? Siamo partiti con la mela cruda e parlavamo della smilza. Poi dopo siamo passati, come secondo punto, a parlare della mela cotta. La mela cotta come potere sedativo delle mele. Che cos'è la mela cotta? È una mela che viene tagliata in piccoli pezzetti, messa in un pentolino, vi prego, mai con aggiunta di acqua. Ogni cosa che noi andiamo a cuocere con aggiunta di acqua, imbibiamo l'alimento stesso e facciamo in modo che l'alimento sia digerito con difficoltà. Ogni prodotto della natura, proprio perché per l'esposizione, per la luce, per ciò che capta dal terreno, ha una sua quota di acqua, perché è un essere vivente, vegetale, ma un essere vivente. Quindi utilizziamo l'acqua stessa della mela per la cottura. E la mela cotta caramellata è un presidio particolarissimo per tutti quegli stati influenzali che caratterizzano questo periodo della natura. Perché? Perché ha una quota di fibra, ha una quota di zuccheri e se addizionato ad alcuni elementi come la cannella, il chiodo di garofano, la buccia di limone, diventa un vero e proprio presidio terapeutico, perché diventa un presidio anti-influenzale e scritturante per la pectina che è presente nella mela. Quindi può essere un po' utilizzato come se fosse la panacea del nostro periodo autunnale e se la assumiamo una volta al giorno è importantissima. Perché? Perché stimola il sistema immunitario. Andando avanti, vedo che la gente arriva, ma arriva anche per pranzo, quindi non voglio essere così improvvisa nelle situazioni. Io chiederò se queste cose sono scritte da qualcuno. Assolutamente sì, sono pubblicate. Perché io non ho preso appunti, ma sono cose interessantissime. No, sono pubblicate. Comunque poi mi farebbe piacere fornire a Leo una, diciamo così, un brochure sulle mele, in modo da darne notizie a quanti di più sono interessati a questo percorso. La mela cotta, tornando a lei, cotta in un pentolino, come abbiamo appena detto, ha una funzione antinfluenzale. La mela cotta al forno, secondo voi, perché adesso già abbiamo aperto le menti, cioè se io prendo una mela cruda va bene per chi ha il colesterolo, non va bene per chi ha la gastrite. Se io faccio una mela cotta nel pentolino con, addizionando, cannella, chiodi di garofano, limone, guardate che queste sono le ricette della nonna prese nella tradizione italiana, nessuno si è inventato niente, abbiamo soltanto come bioterapeuti preso delle ricette, le abbiamo studiate nelle loro qualità e nel loro contenuto. E la cannella è ipoglicemizzante, il chiodo di garofano, scusatemi se c'è un dentista in sala, con il chiodo di garofano si curano i dolori dei mal di denti, quindi si
sicuramente un antinfiammatorio, e posso aggiungere unito alla cannella, unito alla buccia di limone fantastica, è un antinfluenzale, quindi un antibiotico. Se vi faccio pensare alla mela cotta al forno invece, una mela che a un certo punto si disidrata e si chiude in se stessa, però raccoglie all'interno quel famoso semino, quindi la parte essenziale dell'acido malico. A cosa vi fa pensare? Abbiamo parlato prima di gastriti. Potrò dare una mela cotta al forno disidratata ad un soggetto che ha gastrite, quindi ha un aumento di liquido nello stomaco che gli provoca un'acidità? È importantissima, è come se fosse il malox, come se fosse un prodotto antiacido, perché ha la capacità, con una spugna disidratata, di assorbire il liquido in eccesso e di favorirne la digestione, cioè si assorbe e porta via. La mela cotta al forno, nella tradizione delle nonne, prego. Anche praticamente chi soffre di gastrite e tutto deve tendere a mangiare cotto. Allora, bella, ringrazio per la domanda. Chi soffre di gastrite deve partire da un piccolo concetto. Il mio stomaco trattiene più, diciamo così, ha una rallentata digestione, e nella rallentata digestione c'è una fermentazione maggiore e sicuramente più liquido, quello stesso liquido che in posizione sdraiata ritorna attraverso l'esofago fino alla gola e forma l'esofagite, cioè quell'irritazione fastidiosissima. Chi ha questo problema dovrebbe mangiare più alimenti disidratati possibili affinché l'alimento disidratato assorbe i liquidi in eccesso e ne favorisce la migliore digestione. La mela cotta caramellata è una mela che contiene quel famoso gel di cui parlava il signor Leo poco fa, che si attacca alle pareti dello stomaco stesso e lentamente è riparatore dello stomaco stesso. Senza asserire una cosa, chi è sotto controllo gastroenterologico e prende dei farmaci non deve cambiare nulla delle linee che sono state date dal proprio medico, ma può iniziare a mangiare in modo diverso. Sicuramente le linee del medico unite a un'alimentazione diversa favoriscono un miglioramento della sintomatologia, quindi è più veloce sicuramente. Quindi questa mela cotta come va fatta? Se deve essere un presidio, che comunque è un presidio farmacologico, passatemi il termine tra virgolette, deve contenere anche degli agenti antibiotici. Quindi se nel contempo questa mela cotta, a questa mela cotta uniamo chiodi di garofano, sempre il limone di cui le vostre zone sono ricchissimi, posso aggiungere anche buccia di limone del bergamotto, anche la buccia del bergamotto stesso. Quindi chiodi di garofano e cannella, favoriamo ricicatrizzarsi delle lesioni dello stomaco stesse, perché diamo pillole di informazioni che sono della quotidianità. Anche un gastritico mangia tutti i giorni, cioè deve mangiare per sostenersi, quindi non possiamo perdere di vista l'alimentazione in questo settore. Vado veloce perché non voglio tardare nessuno. Nelle varie modalità di cottura, poco fa ho parlato della mela chiodata. La mela chiodata è proprio presa, anche raccontata dalle ginecologhe più anziane, un presidio che veniva utilizzato ai tempi della nonna perché ha la capacità di trasferire attraverso la pettina del ferro captato dalla mela stessa. Pensate a quante situazioni ci sono, stato pre e gravidanza, di ferro basso. Ma io parlo di ferro basso, solitamente la ginecologa non fa fare soltanto il ferro, cioè fa fare
tutte le analisi relative al ferro, quindi farà fare una trasferrina, farà fare la sideremia, la ferritina, cioè quanto ferro circola, quanto ferro è nel fegato, quanta capacità ha il ferro di passare dall'intestino al fegato stesso, cioè deve fare un monitoraggio a 360 gradi. Bene, le soluzioni che conosciamo tutti, io non parlo da medico perché comunque per quanto mi riguarda non sono nella facoltà e nella volontà, neanche la volontà ho di prescrivere farmaci, solitamente sono i colleghi che li prescrivono prima di mandare da me una persona, è quella di far assumere integrazione di ferro. Integrazione di ferro che purtroppo non viene assorbita da tutti e non viene neanche accettata da tutti, perché una delle problematiche dell'assorbimento esterno di ferro chimico, è quella di portare mal di stomaco. Quindi vedete che le strade si incrociano. Bene, nella tradizione della donna c'è questa mela chiodata che è semplicemente una mela a basso contenuto di zucchero e nel caso specifico abbiamo le smitte che sono fantastiche. Viene fatta proprio in questo modo. Allora, si procura un chiodo di ferro naturalmente, non certo di acciaio. Lo si lava molto bene con sapone di Marsiglia, se non siamo così sicuri lo facciamo anche sterilizzare previa bollitura, lo asciughiamo molto bene e si fa passare da parte a parte un chiodo, quindi ben lavato, sterilizzato, all'interno della mela, da una parte all'altra. Si mantiene il ferro nella mela per 24 ore, io dico sempre alle persone che a me fanno riferimento, la prima mela la eliminate, perché insomma così facciamo che si sterilizzi ancora di più quel chiodo di ferro all'interno della mela. L'indomani mattina prendiamo un'altra mela, quello stesso chiodo lo mettiamo in modo trasversale, in modo da prendere più superficie possibile della mela stessa, e lo teniamo 24 ore in frigorifero. L'indomani mattina prendiamo la prima pillola di mela col ferro, tagliamo la mela a metà, e quello che voi vedrete è questa situazione. Perché? Perché è il ferro che è stato captato dalla mela stessa. Siccome noi non possiamo assorbire più di x grammi di ferro al giorno, è stato appurato che la quantità significativa di assorbimento è sufficiente per una quota di ferro giornaliero. Se voi consigliate a voi stessi o a chi vuole consigliare alle proprie pazienti in stato di gravidanza con questa problematica l'assunzione di una mela così preparata, e a distanza di 30 giorni potete far fare un controllo ematico, il ferro sale. Che significa? Che attraverso un corpo vegetale si assorbirà meglio il ferro invece che attraverso un corpo chimico, perché noi siamo un corpo umano e assorbiamo meglio tutto ciò che è più simile alla cellula umana. Dopo la cellula umana abbiamo la cellula vegetale, non abbiamo certo la chimica, perché la chimica mette in difficoltà il corpo stesso. Quanti di noi dopo periodi di farmaci effettivamente ben consigliati e ottimi, perché non possiamo farne a meno, curiamo un sintomo e ci ammaliamo di qualche altra cosa? Prendiamo la pillola per il colesterolo e poi ci accorgiamo di avere problemi al fegato? Prendiamo il ferro ematico e ci accorgiamo di avere difficoltà intestinali? L'intestino, non a caso, nella naturopatia ma nella medicina in generale, è considerato il secondo cervello dell'uomo. Quindi se noi eliminiamo le scorie dal nostro corpo, riassorbiamo continuamente informazioni sbagliate nel corpo stesso, perché è un circolo. Il corpo in difficoltà assorbe l'acqua dall'intestino, il fegato in difficoltà assorbe l'acqua dall'intestino. Se non abbiamo l'intestino pulito, l'acqua che viene riassorbita nel corpo è un'acqua che ci porta tossine nel corpo stesso. Poi tutte le domande che volete, cioè guardi, vi vedo un po' perplessi. No, e... perplessi no, invece soddisfatti di ascoltare queste cose perché sono belle informazioni. Tornando alla mela stessa, abbiamo parlato della mela in quanto frutto crudo,
la mela nelle varie modalità di cottura, da caramellata, la mela fatta al forno, la mela con il chiodo che ha un presidio terapeutico fantastico per il ferro, specialmente nei primi 3 mesi di gravidanza, dove il ferro ematico si diluisce nella donna per emodiluizione, perché il bambino deve trasformarsi, deve crescere. Quindi anche se io non dovessi avere problemi di ferro, io l'assorbirei, perché farei un lavoro, diciamo, di prevenzione nel corpo del nascituro, di mio figlio. Ed è una cosa che non costa nulla. Chiodo, mela. Adesso arriviamo alla parte più, diciamo così, stuzzicosa della mela stessa. Come bioterapeuta nutrizionale io non parlo, ho detto all'inizio, di caloria, ma parlo di modalità di preparazione e di associazione. Qui c'è una carissima collega che ha fatto tanti chilometri nel giro della Calabria per essere qui, e probabilmente la simpatia ci porta ad accettare le cose dell'una e dell'altra, ma non condividerle. Come bioterapeuta, non tutto, però adesso arriva la cosa carina. Come bioterapeuta, prendendo il corpo a 360 gradi, lo posso suddividere in 3 organi principali. Io ho bisogno di un corpo che mi lavori bene il fegato, affinché gli emuntori, e parlo di rene maggiormente, lavori bene per eliminare le scorie, e devo tenere presente il terzo organo, che è il pancreas, la secrezione degli zuccheri, dell'insulina nel corpo stesso. Perché questo discorso? Perché se io sto bene, la prima cosa che il paziente riferisce a noi è: guardi, io dormo, digerisco, ho una buona eliminazione sia a livello di alvo sia a livello di diuresi, non ho contratture muscolari, non ho mal di testa. Io dico: signora, guardi, non cambia assolutamente niente del suo percorso, continui a fare in modo naturale quello che lei ha fatto fino adesso. Solitamente non è così. Chi viene da noi arriva con il mal di testa, o non dorme, con la gastrite, stipsi, diuresi non proprio buona, tanto che ti riferiscono di avere le mani gonfie la mattina quando si svegliano, di avere una sorta di paristesia agli arti, quindi un informicolimento, poi è da curare se è un problema della cervicale o un problema di circolazione, perché non sono tutti uguali le situazioni. Allora inizia, diciamo così, un'anamnesi, però per me è uno screening, a 360 gradi della persona stessa. Che cosa fa? Mi racconti la sua giornata. Faccio colazione, prendo il latte, 3 biscotti, a metà mattina un caffè, poi sento fame a metà mattino, ho bisogno di mangiare qualcosa, ma è proprio fame o senti un senso di spossatezza? Chi ha fame? Chi sente un senso di spossatezza? Allora, sulla spossatezza c'è da dire: latte, biscotti la mattina, metà mattina ho fame, forse c'è un disequilibrio dell'aspetto glicemico in questa persona, poi dovrà essere accurato. Poi mangio tutte cose salutari: petto di pollo ai ferri, verdure lesse, poco olio, ma poi ho fame il pomeriggio. Poi la sera a cena mai carboidrati, mai, perché ingrassano. Magari arriva da me una persona in sovrappeso: signora, ma scusi, mai carboidrati la sera? Però lei mi chiede di perdere qualche chilo, ma forse non sarà il caso di cambiare queste modalità di assunzione del cibo stesse? Mi affido e io inizio. Per me è importante insegnarle prima a cucinare e poi a dirle che cosa mangiare. Le modalità di preparazione degli alimenti fanno la differenza. E qui, per non farvela troppo lunga, arriviamo alla mela in pastella. Mela fritta in pastella. Che cos'è? È come proporre a una persona che ha il colesterolo una fettina panata. La prima cosa che mi dice: ma lei è pazza. Io prendo le statine, ho il colesterolo alto, e lei mi propone una frittura. L'olio ingrassa, la frittura ingrassa e quant'altro. I 3 organi: fegato, rene, pancreas. Che cos'è che fa la differenza tra un organo e l'altro? La velocità
con cui il corpo prende possesso di sé. Se io mangio una fettina ai ferri, va benissimo, se non crea problemi, è una carne disidratata, le fibre lunghe, muscolari della carne diventano difficili da digerire e non è un caso che mi viene riferito, mi rimane tutto sullo stomaco. Una fettina panata, poi adesso qui si potrebbe parlare per ore, panata per chi? Per un celiaco userò della farina di mais, per una persona che sta bene del pane grattugiato, per una persona che non ha la colicisti, no il pane grattugiato ma una farina di riso per esempio, per determinate motivazioni. Che cosa provoca? Nel momento in cui entra nello stomaco, stimola un organo fondamentale chiamato fegato. Se io stimolo il fegato, i tempi di digestione sono velocizzati, non mi rimane la carne nello stomaco. Il problema è quanta fettina panata, 3 fettine panate o una fettina panata? Direi una fettina panata può fare la differenza su persone che hanno problematiche di digestione, per esempio. Torniamo alla mela in pastella. Che cos'è la mela in pastella? È una fetta di mela, quindi tagliamo la mela in modo trasversale, facciamo con il con il buca zucchine possiamo eliminare se ci dà fastidio il torsolino centrale, i semini, la parte centrale, e facciamo tutti anelli come fossero degli anelli di calamaro. La pastella che cos'è? È una preparazione di acqua e farina, anche qui farina di grano se non ci sono problemi di celiachia, farina di riso se ci fossero problemi di celiachia, o altre farine, la stessa farina di castagne di cui parlava prima il signor Leo, che è fantastica perché non contiene glutine, quindi può essere gestita benissimo nell'alimentazione per celiaci. Tornando alla nostra mela, una fetta di mela passata nella pastella e fritta, che informazione ci dà? Tutto ciò che noi andiamo a friggere, pensateci, è più simile al crudo che al cotto, perché la panatura del pan grattato o la pastella stessa chiude come fosse un involucro l'alimento, quindi ne garantisce all'interno le proprietà nutritive più simili al crudo. Una fettina tesa su una piastra, cioè pensarci, è pure deprimente. Alla brace poi con tutto quello che è della brace, con i ciclici che si sprigionano. Esatto, la bruciatura. La stessa fettina invece protetta con l'uovo, col pan grattato, all'interno mantiene sicuramente molto più ferro, perché quell'acqua della carne non si perde, rimane all'interno. La mela è una mela cruda che io posso dare tranquillamente anche a un gastritico se la propongo in pastella, perché l'interno è crudo, l'esterno è fritto. Introducendola nel nostro corpo stimolerò la secrezione, cioè stimolerò il fegato, la colicisti aumenterà la velocità della sua secrezione e stimolerà il fegato ad eliminare le tossine, contenendo potassio la mela. E nella modalità di fritta in pastella sicuramente rilassa i muscoli, rilassa tutte quelle situazioni da ipotensione che vengono per esempio dopo un'attività in palestra, dopo una perdita di sali minerali profusa come la sudorazione nello sport, ma anche ahimè in tutte quelle situazioni dove il mangiare in un certo modo, noi siamo figli di una generazione del benessere, quindi noi siamo ciò che l'alimentazione ha trasformato nel tempo, noi siamo quelli ahimè che abbiamo mangiato più merendine dei nostri genitori, più merendine dei nostri nonni, quindi siamo quelli con la maggior probabilità di lesione del DNA delle nostre cellule, e non è a caso che ci sono tantissimi casi di mialgie diffuse nella società moderna. Che cosa sono? Sono alterazioni del DNA stesse.
se noi comprendiamo che l'alimento nell'arco di una settimana lo possiamo proporre alla nostra stessa alimentazione in modalità diverse, alla fine della settimana, come fosse proprio un treno con tanti vagoni, abbiamo assorbito tante piccole informazioni e il corpo si prende le informazioni più affini a se stesso, eliminando quello che invece lo infastidisce. Se io oggi mi mangio un petto di pollo ai ferri, domani un petto di pollo ai ferri, dopodomani un petto di pollo ai ferri, il corpo ha bisogno di 72 ore per smaltire quello che io mangio oggi. Secondo voi domani quel petto di pollo andrà in aumento di peso, in accumulo o viene eliminato? È un aumento di peso, e questo è perché tante persone, dopo aver perso uno dei chili all'inizio di un'alimentazione, si impallano e non scendono di peso. Stanno dando al corpo la stessa solita informazione. Il corpo è vitale, il corpo cambia. Io in questo momento non sono quella arrivata ieri a Bova, sono diversa, sono passate 24 ore. Il mio corpo in questo momento ha bisogno di situazioni diverse di quelle di cui aveva bisogno ieri, addirittura più diverse di quando stavo a Roma. Io non vedevo l'ora di arrivare qua, quindi voglio dire, è una trasformazione. Che significa questo? Possiamo dare un'alimentazione così che annoia, che non stimola? Ed ecco perché, al di là della battuta iniziale, ci potremmo trovare in situazioni affini o meno affini, l'apprendere per quanto mi riguarda da Anna o viceversa è importante, perché tanti piccoli tasselli messi insieme possono fare la differenza. E qui si parla di un corpo, non si parla di farmaci, si parla di pura e semplice alimentazione. Quindi se devo fornire una mela in pastella, questo lo posso dire scritto, pubblicato, la posso fornire a tutti, perché ha una parte di crudo, una parte di cotto, una parte di stimolo, una parte di acqua che viene mantenuta all'interno del frutto, una parte di fibra che sarà nella buccia, perché non vi ho mica detto di sbucciare mai una mela, di utilizzarla sempre intera, e può essere data in tutte quelle situazioni dove in carità una mela mi rimane un mattone sullo stomaco. La mela in pastella no, si digerisce benissimo, facilita il sonno, aumenta le secrezioni intestinali, l'eliminazione intestinale, e il fritto, velocizzando l'attività del fegato stesso, guardate una cosa, fa scendere il colesterolo come quella centrifuga. Questa è una provocazione, ma è tutto documentato. Fa scendere il colesterolo plasmatico molto più facilmente delle stesse statine. Comprovato, un'alimentazione sana che prevede anche l'introduzione di fritto, che sia di una fettina, meglio ancora di una mela. Meglio la mela come frutto, perché è un vegetale, quindi non ha tutte quelle difficoltà delle scorie azotate che può avere la carne e gli alimenti proteici. Favorisce l'eliminazione del colesterolo se introdotta in una sana alimentazione dove è previsto tutto: pasta, pane, frutta, verdura, modalità diverse di preparazione delle stesse. Delle mele non si butta niente. Siamo partiti dai semi, siamo partiti dal nucleo. Pensiamo alla famosa buccia. Se io faccio un centrifugato di mela, nel centrifugato c'è tutto, c'è l'acqua, sali minerali, vitamine, la fibra, parzialmente, perché poi ci sono centrifughe, c'è da dire anche questo. La cosa importante è utilizzare delle lame che non siano velocissime, per non ossidare la mela stessa. E un'altra cosa, non è che io faccio i litri di centrifuga e me ne bevo un po' al giorno, assolutamente no, perché con la luce tutto si ossida, quindi lo devo fare al momento e la devo assumere. Qual è un captatore di antiossidazione per eccellenza? La vostra terra ne è ricchissima. Il limone, l'acido citrico. Quindi se io a quella mela aggiungo l'acido citrico, viene favorito l'assorbimento a livello intestinale. Quindi aumenta la protezione stessa, cioè il messaggio è più veloce. Quando ho bisogno di
bucciare una mela, che ci posso fare con quelle bucce? Non buttarle, assolutamente. È un presidio che può essere dato anche ai bambini, perché nella buccia di mela, scusate, mi sento la voce che si sta abbassando, nella buccia di mela è presente, sono presenti i sali di bromo. Avete mai sentito parlare di mamme disperate dove i bambini non dormono, specialmente nei primi tempi della nascita, dire non ce la faccio più, passo il bambino sopra il gas, passatemi la battuta, per farlo addormentare? Che gli vuole dare questa madre? Gli vuole dare il bromuro? Bene, nella buccia della mela sono contenuti sali di bromo. La buccia della mela, essiccata naturalmente, meglio del sole che ci sta in questa zona, è fatta a bollire, cioè portata a bollire, messa in un pentolino con una tazza di acqua. Nella quantità, diciamo così, è sufficiente la buccia di un'intera mela, quindi non è che se mettiamo 10 mela facciamo gli effetti, sempre perché il corpo si prende le sue porzioni consigliate dall'eccesso. Messa in una tazza di acqua fredda, a temperatura fredda, portata ad ebollizione. Nel momento in cui inizia il bollore, considerate quei 10-15 minuti di sobollore, piano, 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 questa modalità di preparazione ha la capacità di estrarre dalla buccia di mela sali di bromo che, tenuti con una tazza sopra il comodino e sorseggiati lentamente prima dell'addormentamento, hanno effetto Lexotan. Che vuol dire? Non solo N per dormire, effetto Lexotan diventa un ansiolitico naturale senza gli effetti collaterali degli ansiolitici. Queste cose purtroppo in farmacia non ce le dice nessuno, perché è più facile vendere Lexotan e rendere le persone dipendenti. Da che cosa? Dal farmaco, perché il farmaco è chimica. Se io sto prendendo il Lexotan, non devo assolutamente interrompere ora quello che io sto facendo, perché come tutti i farmaci vanno scalati lentamente per non avere l'effetto collaterale di ritorno. Ma se scalandolo lentamente ci aggiungo la tisana di buccia di mela, sicuramente lo scalarlo si anticipa e gli effetti collaterali dell'Exotan stesso non ritorneranno come effetti negativi. Quindi sarà un presidio di prevenzione. Prego. Buccia di mela. Però noi sappiamo che molti, anzi io chiedo al signor Leo, praticamente vengono trattati da o no? Dopo rispondo. Ho molta accortezza e comunque diciamo su questo c'è un controllo, diciamo, perché noi pratichiamo la lotta integrante. Come? Pratichiamo la lotta integrante, guidata per meglio dire. Cioè praticamente se non c'è problema non c'è trattamento. E anche i trattamenti che vengono fatti. Questo nella vostra azienda. Però chi ce lo dice a noi? Quando io vado a comprare. Questa è un'altra parte, diciamo, della. Allora, partiamo dal presupposto che oggi siamo in una situazione da favola. Però la realtà, la quotidianità ci porta a far spesa solitamente nei supermercati alla meno peggio. Dove vediamo quelle cose. Potrebbe essere un buon metodo andare ad acquistare sempre nelle aziende, cose che io predico, anche questi gruppi di acquisto solidale, dovrebbe andare nelle aziende, chiamare l'agricoltore e dire mangia su. Mangio io, insomma, è chiaro che se uno viene raccontato si rende conto del livello, diciamo, di preparazione e dello scrupolo, diciamo, che c'è anche in questa unità di produzione. Poi il mondo è scomparato, la chimica ha dettato le regole per decenni, i danni della chimica sono incalcolabili e irreversibili. Allora, torniamo indietro e partiamo dal presupposto che purtroppo l'azienda di San Leo, io a Roma non ce l'ho, quindi sono costretta ad andare a far spesa nelle realtà locali. Una volta non c'era né barecchina
le soluzioni di Apuchina, ma esisteva qualche altra cosa che veniva fatto nelle case. La cenere, il sapone, di Marsiglia. E non è un caso che noi come naturopati cerchiamo tutte quelle realtà fantastiche dove dalla cenere al sapone o dall'olio fritto, questa è una realtà del nostro territorio, cioè il riciclaggio dell'olio fritto per la trasformazione in sapone, scaturisce delle sostanze disinfettanti. Allora, come naturopata dico questo ai miei pazienti: io non so la provenienza del prodotto che ti acquisti, sicuramente acquistalo più fresco possibile, quindi diffidare dai surgelati, mi dispiace, ma questo lo devo dire semplicemente perché non è a caso che adesso si parla di mirtilli surgelati con il problema dell'epatite A, questo è all'ordine del giorno. Il prodotto più simile al fresco garantisce la qualità del prodotto stesso, e laddove non è possibile conoscere la provenienza, laviamo il prodotto tutto, non con la mutina, che è un agente chimico, è varicchina, ma con il sapone di Marsiglia, cioè teniamoci a disposizione un pezzo di sapone di Marsiglia neutro, e vi garantisco che basta andare su internet, lo spediscono dalla Calabria, lo spediscono dalla Puglia, lo spediscono su sapone che fate voi, assolutamente sì, e va benissimo lo stesso, va benissimo, solo che non posso pretendere che il paziente mi faccia il sapone in casa, però dato che noi abbiamo questa opportunità, lo so, purtroppo non più lavare la mela con il sapone di Marsiglia, troverete sotto le mani una specie di grasso. Ok, perché il sapone di Marsiglia non è come il sapone palmo olive. Quindi voi insistete a sporcarvi le mani con il sapone di Marsiglia, prendete bene il frutto, nello specifico la mela, iniziate a lavarla facendo scorrere le mani molto con intensità sulla mela stessa, e vi accorgerete che si unisce il sapone al grasso stesso delle mele trattate. Quindi poi sciacquatele molto bene sotto l'acqua corrente, ma questo anche per i bambini. Che significa questo? Noi non ci possiamo fermare di fronte all'utilizzo meno di una buccia di mela quando sappiamo benissimo che nella buccia di mela ci abbiamo i sali di bromo. Ma ci andiamo a prendere il Lexona, che sono sostanze chimiche che vanno a interagire, uno, sul sistema nervoso della persona, due, sul fegato, per non parlare degli altri apparati. Bravissimo. Cosa farà peggio? Una mela che contiene qualche molecola chimica nonostante io l'ho lavata? O quelle goccine di Lexotan prese tutte le sere che tirano dipendente? Cioè, dobbiamo cercare di essere comunque tendenzialmente flessibili, perché basta che ci mettiamo esposti alle piogge, che cosa ci sta accadendo sopra in quel momento? Però il corpo ha la capacità di autodifendersi dalle cose simili a se stesso. Il corpo purtroppo non si difende da tutto ciò che l'uomo ha manipolato. Io vi ringrazio per l'attenzione, so che è l'ora di pranzo, non vorrei farvela ancora lunga. Mi piacerebbe darvi ulteriori informazioni e le potrò fare se decidiamo di fare qualcosa insieme in questo ambito. Però il discorso è uno soltanto, e lo ribadisco sempre alla fine di ogni seminario. Se voi state bene veramente con voi stessi, non cambiate neanche una virgola e non lasciatevi cambiare da nessuno. Domandate invece ai vostri medici, anche solo come piccolo accenno del corpo in difficoltà, il perché quel corpo sta reagendo in un certo modo. E la cosa fondamentale, sappiate che il corpo, prima di ammalarsi, dà dei piccoli segnali. Andiamo tutti veloci, troppo veloci. Cerchiamo di soffermarci ad ascoltarci per prevenire, la cosa che è meglio che curare. Ringraziamento a Patrizia per la sua spiegazione eccezionale. Non ci sono conclusioni laterali, però io vado assolutamente, quando la gente parla io ripeto, vado sempre avanti, è un mio difetto. Poco fa abbiamo, possiamo dire, istituzionalizzato una collaborazione con questa azienda e la situazione.
io penso che sarebbe una cosa molto bello fare, elaboriamo un programma, lo chiamiamo il Nutrimento, sempre la bellissima associazione, il Nutrimento, e che sarà una serie di incontri periodici, periodici, io la ringrazio, ma sarebbe un po' improbabile, mensili, trimestrali, no, sto scherzando. Io vorrei trasferirmi, ma non è possibile. Vi scadenziamo, diciamo, per come è possibile farlo, però è di incontri qua, in modo che poi approfondiamo. Abbiamo parlato di tantissime cose, poi sono fuori i problemi della chimica, sono problemi della deviazione, cioè sono tantissimi problemi. E poi argomento per argomento ci abbiamo la possibilità di approfondire. Allora, l'associazione TON, che come acronimo è Tree of Natural Energy, nasce dall'esigenza sempre più frequente di pazienti che ci domandano di avere informazioni su che tipo di alimentazione affrontare nella loro quotidianità. È un'associazione che si occupa di benessere a 360 gradi, perché prende la persona non soltanto nell'aspetto nutrizionale, ma nell'aspetto fisico e psichico. È un'associazione che vuole divulgare pillole di informazione di benessere su tutto il territorio, partendo dal bello del territorio stesso, quindi dal mangiare, ma dall'arte, la cultura, cioè dallo star bene nel territorio in cui si vive. Quindi è un'associazione che promuove per lo più seminari informativi e sull'alimentazione, ma in location come quella di oggi, quindi a 1200 metri. Anche perché l'associazione Tone non è un'associazione che ha sede a Bracciano e si sposta anche in tutta Italia. Sì. L'associazione TON nasce quest'anno, quindi nel 2013, non a caso. Io sono naturopata bioterapeuta e quest'anno abbiamo avuto, tramite l'associazione Naturaliter, di cui faccio parte e sono socia, il riconoscimento della naturopatia in Italia con legge del 13 gennaio 2013, numero 4, il che significa che è una cosa fantastica rispetto al riconoscimento della naturopatia in Italia, dove siamo stati collocati proprio tra gli psicologi e medici, cioè un supporto al lavoro del medico stesso. Nasciamo a Manziana perché è il territorio nel quale sono vissuta. In realtà io sono di origine marchigiana, ma sono adottata in Calabria, a Roccella Ionica, quindi è un 360 gradi proprio per portare avanti questo nostro slogan. Abbracciamo tutte le situazioni e i comuni intelligenti in cui c'è richiesta di informazione, perché la cultura secondo me è fondamentale anche nell'alimentazione. Anche perché l'incontro di oggi, proprio in occasione della Sagra della Mela, parlava proprio dei benefici che la mela ha per la salute umana. Assolutamente sì, la mela è un frutto primordiale, un frutto che troviamo nella Bibbia non a caso, e l'alimentazione è fondamentale, specialmente con le mele, perché capire che un alimento che viene trattato e portato all'interno del nostro corpo, proprio come modalità di cottura e di associazione, può fare la differenza tra un soggetto e l'altro. Stiamo parlando del suo incontro oggi, del suo seminario qui, che parlava proprio dei benefici che la mela ha per la salute umana. Assolutamente sì, e siamo partiti da un concetto fondamentale: la mela così come la natura ce la offre, quindi la mela cruda, fino ad arrivare alla mela nella sua massima composizione nutrizionale, la mela fritta in pastella. Quindi abbiamo toccato, per incuriosire anche l'utente finale, quindi per rendere interessante l'incontro stesso, le varie modalità di preparazione della mela legate però al benessere della persona stessa. Quindi siamo passati proprio per la patologia del paziente fino all'acquisizione della mela per quella stessa patologia, cercando di bypassare, passatemi il termine, un pochino il farmaco, e utilizzando invece i benefici fondamentali della mela stessa, che ne ha tantissimi. Anche perché, come abbiamo avuto modo di poter ascoltare durante il seminario, la mela, diciamo, la sua composizione, la buccia all'interno e anche il seme stesso, proprio non si butta niente. Non si butta assolutamente niente, è importantissimo, perché il vero cuore della mela è il frutto stesso in natura. L'esterno invece è la trasformazione del fiore stesso. Quindi in medicina tradizionale cinese che rappresento, lo yin e lo yang, cioè il fattore freddo e il fattore caldo del frutto stesso, ne dà i benefici globali. Quindi non dovrebbe essere mai scartato nulla, né il seme né la buccia.
Niente, noi ringraziamo dunque la dottoressa. Ulteriori appuntamenti previsti? Abbiamo sentito una prossima collaborazione proprio con l'azienda San Leo. Sì, sicuramente questa mattina ne abbiamo parlato un attimino, visto che l'azienda non produce soltanto mele, ma produce altri frutti, intesi proprio vegetali in genere. Quindi si potrebbero organizzare dei seminari informativi per dar conoscenza del prodotto stesso. Io... E quindi vedere anche i benefici di ogni singolo alimento, assolutamente. E come bioterapeuta mi permetto a questo punto, è naturopata, di invitarvi tutti quanti domenica 13 a Roccella, qualora fosse possibile, perché ci sarà tramite l'ARAS, un'associazione presente in Roccella di donne, la presentazione del mio libro, ma il mio libro è inteso come naturopatia a 360 gradi, quindi alimentazione, fiori di Bach e iridologia. Cioè un modo diverso di fare diagnosi sul paziente. Direttore Tedesco, l'importanza di queste manifestazioni come la Sagra della Mela proprio per il Parco Nazionale dell'Aspromonte? Sì, è abbastanza interessante e importante fare queste iniziative, perché si valorizza una parte del territorio del parco che ha delle peculiarità. Sono i cosiddetti campi dell'Aspromonte, che sono delle terre alte in quote che danno delle produzioni di eccellenza, dalla patata di Sant'Ufemia ai meleti che ci sono qui sui campi di Bova, ai pappaloni che si trovano nei campi sopra Cosoleto, Scido. Sono delle realtà che sono uniche, questo lo dico proprio sottolineando, io non sono della provincia di Reggio, non appartengo a questo territorio, però sono uniche in Italia. Anche perché comunque un'azienda come questa qui di San Leo, che produce la mela, produce e quindi nelle sue varietà, la marmellata, abbiamo avuto modo di apprezzare ieri la marmellata, oppure anche i biscotti stessi fatti con la mela, sono delle aziende che fanno bene al nostro territorio per rilanciare proprio la Calabria. Certo, sono delle aziende che hanno investito e credono nel territorio, e questo bisogna darne atto, bisogna aiutarle da questo punto di vista. Il parco a tutte queste aziende, a tutti questi operatori è molto vicino per quello che può fare, perché chiaramente la missione principale del parco è quella della conservazione della natura, però non si tira indietro il parco proprio per valorizzare queste realtà e per proprio supportare queste persone, che sono persone coraggiose, che fanno degli investimenti nella propria terra di origine. Grazie mille. La responsabile dell'azienda San Leo è anche l'organizzatore di questa Sagra della Mela. Quest'anno il tempo certo non è stato dei migliori come quello dell'anno scorso, comunque la Sagra continua ad attrarre tanta gente qui. Ma diciamo che il tempo ci ha premiato in coda, perché era partito bruttissimo ieri, oggi si è rimesso, pomeriggio si continuerà a rimettersi, quindi la giornata è ugualmente piacevole. Abbiamo parecchi visitatori, così come l'abbiamo avuto l'anno scorso, segno che c'è un gradimento verso questo tipo di manifestazione, dove noi non curiamo semplicemente la parte gastronomica, la degustazione della bontà del prodotto, curiamo anche la parte culturale, soprattutto la parte culturale nel tempo. Questo l'abbiamo fatto da produttori, investendo negli anni, e vogliamo continuare per il futuro a farlo. Quest'anno abbiamo organizzato il seminario con la partecipazione della dottoressa Pellegrini, nella qualità di naturopata esperta della materia, e abbiamo avviato un percorso assieme all'associazione culturale che la dottoressa rappresenta. Io penso che sarebbe interessante, certamente lo faremo assieme, poi più gente coinvolgiamo, più energie, più risorse abbiamo a disposizione, di elaborare un vero e proprio programma sulla nutrizione. Lo chiameremo probabilmente Nutrimento, il Nutrimento, per fare delle conferenze periodiche dove parliamo del corpo, della salute, della corretta alimentazione, e quindi risaliamo anche ai prodotti che è opportuno consumare. Come consumarli? Diamo una informazione ai consumatori
e soprattutto prima dei consumatori a chi indirizza i consumatori, cura gli aspetti della salute. Quindi questa azienda può diventare per il futuro il punto di riferimento di un vasto programma di iniziative che puntano alla riflessione, puntano alla valorizzazione dei prodotti, puntano, diciamo, alla valorizzazione complessivamente della nostra terra, perché la mela è un prodotto tradizionale che c'è sempre stato, si è sempre consumato, prima, diciamo, in misura limitata, negli ultimi anni con il consumismo, quindi con il riscatto, diciamo, del consumo da parte di tutte le fasce della popolazione, allora il consumo è aumentato, però alla base di una corretta alimentazione ci sta l'informazione, perché anche su come consumare il prodotto ci vuole, diciamo, chi sappia dare anche gli indirizzi per ottenere il massimo beneficio. Infatti durante il seminario, nel corso del seminario oggi, siamo venuti a conoscenza anche dei vari modi di preparazione, come preparare in diversi modi la mela, quindi non solo mangiare il frutto così com'è, ma anche le varie centrifughe, la mela chiodata, tutte delle caratteristiche che aiutano il corpo umano. La dottoressa Pellegrini ci ha detto prima che della mela non si butta niente, noi sapevamo che del maiale non si butta niente, questo era un vecchio detto nostro, infatti c'è una oculatezza nella gestione del maiale a livello contadino, in tutte le sue parti c'è un prodotto particolare, in tutte le sue parti c'è un prodotto. E della mela è esattamente lo stesso principio, diceva la dottoressa Pellegrini, solo che bisogna che su questo, diciamo, la gente stessa è impreparata. Quindi noi in questi seminari ci poniamo l'obiettivo appunto di informare per portare una buona alimentazione della mela sia non solo come frutta ma anche come ingestione di sostanze di cui l'organismo ha bisogno per prevenire tante malattie, tanti che sono frutto, conseguenza dello squilibrio che abbiamo nel corpo umano. E poco fa parlavamo anche con il direttore del parco, il direttore tedesco, e parlavamo dell'importanza di avere delle aziende come la vostra che valorizzano appunto la nostra terra e valorizzano i nostri prodotti. Ma certamente il parco è un'opportunità eccezionale, straordinaria per valorizzare tutto quello, tutte le risorse che ci sono sul territorio. È chiaro che le risorse vanno organizzate, dalla presenza delle risorse vengono fuori poi le aziende sono un fattore organizzativo e di conoscenza anche, perché viceversa un imprenditore non mette in piedi un'azienda. L'ente parco nazionale può essere una cabina di regia per valorizzare queste realtà, ma anche per dare gli input a chi possiede le risorse e non se ne accorge nemmeno che ha in mano una risorsa importante, quindi non ha né consapevolezza né conoscenza né strumenti per organizzare un'attività e valorizzare quelle risorse. Io dicevo stamattina, chiacchierando con tanti amici, quando gli amici trentini, più di uno ci è capitato da queste parti, sono passati a salutarmi, tutti guardandosi intorno mi hanno detto: siete ricchi e non lo sapete. Allora, siamo ricchi di quale ricchezza? Cioè questo interrogativo ce lo dobbiamo porre noi, cioè che viene uno dal Trentino e mi dice che sono ricco e non lo so, cioè non è un fatto in sé. Quasi offensivo, nel senso, la tua intelligenza si è fermata, il tuo sapere critico dov'è, insomma. Quindi è chiaro che dal momento in cui io lo ringrazio, diciamo, che mi porta, perché è un apprezzamento complessivo per il nostro ambiente, chiaramente, per tutto quello che noi disponiamo, per tutto quello che c'è attorno a noi, però è una come dire, una valutazione di noi calabresi, diciamo, che non è il massimo, e allora a quel punto noi il riscatto tocca a noi, spetta a noi. E l'impegno deve diventare l'impegno nostro prioritario nell'agire quotidiano. Ecco perché il ruolo dell'ente parco, io sono stato presidente fino allo scorso anno, abbiamo guardato con grandissima attenzione a realtà di questo genere, qualche iniziativa seria sul territorio è andata avanti e l'abbiamo aiutata, vedi il Caciocavallo di Ciminà, che è poi diventato presidio Slow Food addirittura, ma anche il Capicollo di Coscia dell'Area Grecaniche, che noi avevamo aiutato a diventare presidio Slow Food, l'avevamo sostenuto nelle fiere, tanto per fare qualche esempio, ma ci sono tante di queste. La realtà importantissima della produzione orticola delle zone del basso terreno,
dove si coltivava un fagiolo tradizionale, il pappaluni, cioè che secondo me questa, recuperare tutta la tradizione che stava attorno al fagiolo di questo genere è una cosa straordinaria. È ovvio che il parco, diciamo, può costituire una cabina di regia che su queste cose porta poi a strutturare aziende, perché l'azienda è il momento di massima valorizzazione della risorsa che c'è sul territorio. Anche perché ci deve essere chi scommette su un'azienda e chi scommette di rimanere qui e valorizzare proprio il nostro territorio. Un'altra domanda, questa è la seconda edizione della Sagra della Mela, c'è in mente anche la terza? Ma noi speriamo di poter organizzare la terza, speriamo di organizzare, oggi la chiamiamo sagra, domani non lo so, continuerà certamente ad essere una festa della mela, continuerà, io mi auguro, ad essere la festa delle mele dell'Aspromonte, perché non ho, nel senso che tante unità produttive sull'Aspromonte sorgono e si organizzano in modo che ci sia una forza di contesto, di tessuto, e in modo che anche chi si impegna in queste cose, aziende piccole, aziende individuali o iniziative cooperative, non costituiscono per i soggetti che sono coinvolti una condanna a vita di sacrifici, ma costituiscano anche assieme ai sacrifici, diciamo, una serie di soddisfazioni da cogliere anche in un futuro abbastanza prossimo, che carichi anche altri soggetti per fare le stesse cose, gli incentivi, li invogli, insomma, perché a volte sono cose bellissime ma diventano anche addirittura una condanna per le difficoltà che noi viviamo, perché per noi un piccolo problema diventa un problema insormontabile, perché non abbiamo i supporti che gli altri hanno nelle altre realtà, questa è la nota dolente. Quindi ringraziamo il dottor Otellitano e ci vediamo prossimamente, anche perché col dottore abbiamo avuto modo di collaborare anche con diverse trasmissioni. Sono io che devo ringraziare Melito TV, devo ringraziare gli operatori ai quali va il mio apprezzamento, che è diciamo, di una squadra che fa una TV che è vicina al territorio. Questa è una cosa molto importante, poi si cresce sempre assieme, cioè l'importante è stare vicini, l'importante è condividere percorsi e impegni comuni, quindi grazie a voi. Marino, l'importanza di queste sagre, di queste manifestazioni proprio per valorizzare i nostri territori, ancorché siamo qui a Bova Superiore. Ma intanto buongiorno e bentrovati come sempre. Io mi permetto di precisare, ma non è una correzione, no. Lo faccio sempre perché Bova Superiore diventa una deformazione, sì. In realtà è Bova perché, ecco, per la toponomastica corretta. Ora, comunque, battute a parte, io vorrei dire che l'appuntamento di oggi, unito a quello di ieri, perché si trattava di una due giorni dedicata alla mela, che è il frutto principe della nostra montagna ormai da circa un trentennio, è un appuntamento importante, ma per diversi motivi. Intanto perché riesce a calamitare l'attenzione degli amanti della natura e dei tanti appassionati che visitano Bova quotidianamente, quelli che proprio grazie a questa iniziativa tornano ciclicamente ogni anno per riscoprire il frutto, ma per riscoprire anche le bellezze paesaggistiche di uno dei borghi più belli d'Italia, di uno dei centri più importanti del Parco Nazionale dell'Aspromonte, che grazie a queste iniziative si pone ancora una volta in evidenza sulla ribalta non solo locale ma anche provinciale, regionale. È un'iniziativa che va a unirsi alle tante iniziative che durante tutto l'arco dell'anno vengono poste in essere. Questa non ci vede protagoniste come amministrazione comunale, o meglio non direttamente, ma come ente patrocinante. Però è un patrocinio morale ovviamente, ma è un'iniziativa, e questo è un altro dato importante, promossa da un'azienda agrituristica e da un'associazione culturale. Questo è un dato che lascia ben sperare, perché ci sono gli attori privati che sul territorio svolgono un ruolo importante. Un ruolo importante che si va a unire a quello dell'amministrazione comunale e che tende alla valorizzazione complessiva del territorio. Dicevo, è un dato che fa ben sperare, perché in un periodo di crisi assoluta, di crisi finanziaria, segnata da tagli importanti agli enti pubblici, è impensabile che un'amministrazione comunale, qualsiasi essa sia,
riesca a sobbarcarsi l'onere di fare rinascere, di valorizzare un centro anche importante come Bova, che è già su un binario ben tracciato, però è sempre un'impresa difficile se non c'è l'impegno anche dei privati. In questo senso l'azienda agrituristica San Leo e l'associazione culturale Icora, che svolge attività molteplici, quindi sotto il profilo culturale e turistico, rappresentano un importante esempio rispetto a quello che deve essere l'impegno dei privati nel rilancio dei territori. Il nostro plauso, il plauso mio personale e quello dell'amministrazione comunale che oggi rappresento, va a loro per l'impegno profuso, va a loro perché riescono, nonostante il tempo inclemente di questi due giorni, a calamitare l'attenzione di centinaia di persone che grazie a questa iniziativa riscoprono il borgo, ma non solo il borgo, riscoprono anche la montagna. E concludo dicendo, l'obiettivo della due giorni era quello di creare il connubio tra la riscoperta del centro storico e la fruizione del patrimonio ambientale e naturalistico dell'Aspromonte di Bova. Credo sia un'impresa perfettamente riuscita e il riscontro, insomma, l'alto gradimento riscontrato in questi due giorni, testimoniato dalla tanta gente che è salita sulla nostra montagna, insomma, testimonia la bontà di quello che è stato fatto e ci dice che quello che è stato fatto sicuramente va ripetuto, va migliorato, va ampliato nell'offerta, e quindi lavoreremo per questo anche l'anno prossimo. Certo, sperando che il tempo sia un po' più clemente, anche perché già ieri ci diceva prima il dottore Odelitano, c'era parecchia gente in piazza, ma purtroppo a causa del maltempo non si è potuto esibire nemmeno il gruppo musicale. Ovviamente tutte le iniziative che si svolgono all'aperto e in periodi particolari dell'anno, quindi in periodo autunnale, in periodo invernale, sono sempre legate al caso, perché ovviamente, insomma, l'inclemenza del tempo spesso a questa altezza, ricordo che il centro storico di Bova si trova a 900 metri sul livello del mare, ora nel cuore dell'azienda dove ci troviamo in questo momento siamo a 1250 metri, per cui è facile capire come sia facile imbattersi in giornate, insomma, poco clementi da un punto di vista climatico. Questa è una cosa che va ovviamente messa in conto, però ripeto, nonostante il tempo, che non è stato dei migliori, la risposta è stata molto positiva, quindi siamo particolarmente contenti per noi, ma soprattutto per gli organizzatori. Anche perché queste iniziative valorizzano anche il comune, come abbiamo già detto. Ovviamente. Grazie mille, vice sindaco. Grazie a lei.